Ben ritrovati qua, ragazzi, su Dark Souls 2. Ultima volta abbiamo scoperto tanti, tanti posti qua. Ci sono troppe parti dove andare. Quindi c'è la cella di Strayed, stanze dei servitori. Non so, proviamo ad andare alle stanze dei servitori. Esploriamo quella zona lì, è l'ultima zona che abbiamo visto, mi pare. Ombra più avanti. Che vuol dire? Oh no, basta. Ma perché mi fai questo? Che sta facendo? Wow, 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 buono, buono, buono! Cos'era? Questo quindi è diverso dal persecutore che conosciamo noi? Bella, mori. Ok. Siamo riusciti ad abbattere uno di quei... Madonna, quante anime! Titanete scintillante, ok. Ok, ok. Randello grande, ok, bello. Questo prima l'abbiamo colpito e non si è attivato, quindi immagino non sia un mimic. Campana da sacerdote, ciao! Ovviamente adesso io mi farò tutte le stanze dove credo ci siano dei muri invisibili premendo A su tutti i muri, ma... ok, niente. Ok, abbiamo trovato una chiave. Piano però, piano! Che rollera! Piano! Ok, abbiamo trovato una chiave. Che apre chi? Chissà se apre la porta della cella di Strayed, si chiama? No. Uè! Cosa? Perché mi è esploso? Merda. Ok. No! Stai buono. Ma perché luccichi io addosso questo qua? Stai buono. Ok, mi fanno molta paura questi tizi. Bene. Ci mette un sacco a curarsi comunque. Oh. Va bene. No, volevo leggere il messaggio, non aprire la... No, cambia. Qualcosa di notevole più avanti, ma non è vero. C'è niente. Yahoo! Ah, ok, qua siamo sopra la cella... Strayed si chiama, non me lo ricordo. Via segreta più avanti. Oh, ok, uno che dice la verità finalmente. È una vera via segreta questa, ok. Va bene. Fiore verde per due. Solo questo. Ma dai. Perfetto. Perfetto, però sappiamo dove siamo, quindi posso direttamente teletrasportarmi qua. La chiave per caso apre qua? Sì. Ok. Avevo già intenzione di controllare qui. Ci proviamo, signori. Ciao. Yes. Perfetto. Falò scettico per uno. Va bene. Più giù non c'è niente, mi pare. Quindi possiamo anche tornare al falò. Andiamo, va. Ma un altro boss mi sembra strano. Ce ne abbiamo appena sconfitto uno, se non mi sbaglio. Ah, ok, minchia. Pinnacolo della peccatrice. Che... Ehi! Che diavolo è il pinnacolo della peccatrice? E su cosa c'era? Andiamo a controllare su. Comunque, signori, sì, è vero. Molti mi stanno dicendo che Dark Souls 1 è meglio qua, è meglio là. È vero. Però sapete cosa? Non mi di... Oh! Che cazzo sono quelli? Sono gargoyle? Sono tre gargoyle. E perché sono andati lì? Ci siamo persi un'area. Strano che ci siano gargoyle così. No? Boh, vabbè. Comunque ho deciso di fare una cosa. Acquistiamo... anche le pietre di Pharos ci sono. Acquistiamo il ramo profumato del passato. Abbiamo 3000 anime, non ci facciamo niente, vabbè.
Ramo profumato il passato e andiamo instant a vedere quella statua che c'è qua. Sono curioso, ora me lo sono ricordato. Me lo sono ricordato adesso. Ok. Utilizziamo il ramo profumato del passato qua. Olè. Perfetto. È una tizia, va bene. E sembra umana. Non mi sembra morta. Ti faccio paura, scusami. Sì, ok, è un NPC. Stai calma. Quindi lei sta cercando il suo mentore, semplicemente qua. Possiamo consegnarle dell'equipaggiamento. Zero pantaloni, resti in mutande, mi spiace. Sì. Cambio d'abiti. Ah, ok. Ok, quindi se ne va Majula adesso. E se noi apriamo qua? Che succede? Perfetto. Trappolozzo. Ah, veleno, 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 veleno. E lo sapevo che era una trappola questa. Porca Eva, ma non pensavo si aprissero così le porte tutte assieme. Questo chi è? Ma un nano? È un nano sto coso, cos'è? Guardate come è morto spiaccicato al muro, poverino. Cosa c'è scritto qua? Si è lodato il sole? Perché? Frammento fiaschetta Estus, un altro, ok, perfetto. Questo episodio è un pochino esplorativo, ragazzi, eh? Cioè si esplora tanto. E c'è un falò qua dentro. Ah, ok, lo accetto. Vedi? Vedi, mi sembrava strano non ci fosse le sentinelle. O meglio, ci ho pensato dopo, visto che sentinelle non sapevo effettivamente fosse ci fosse la boss fight, ci fosse una boss fight lì. Però se fosse stato interessato alle sentinelle, ci sarebbe stato il suo simbolo di evocazione. Qua c'è un altro boss, allora. Quella è una bella nebbiona. Sì, qua c'è un altro boss. Lo evoco. Voglio vedere se c'è una questline, ragazzi. Solo e esclusivamente per questo. Che cazzo? Cosa? Ma tu eri una boss fight, perché sei qua? Au. Un altro paio di colpi. Ok. Uff. Scudo allungato del fiore. Ma non è una boss fight quella che abbiamo fatto sulla barca? Ora c'è come un mini boss, tipo il demone toro e il demone capra. Adesso li usano così, va bene. Ok. Lasciato oggetto. Lancia di Hyde. Ok, ci ha mollato la sua arma. Perfetto, quindi loro mollano il loro equipaggiamento. Mi piace come cosa. Mi piace tanto anche. Pietra lisce e setosa. Cos'è sta cosa? Torcia richiesto più avanti. Segue il consiglio. Cosa vuol dire torcia richiesto più avanti? Bello. Che significa? Accendi. Wow. Ok. A volte giocare online comunque aiuta, Molte volte aiuta, non sempre. Gemma vita radiosa, buono. No, non entrare qua. No, esci, ti prego. Come? Grazie, ce l'abbiamo fatta. Bello quando succede questo. Chi gioca a Skyrim sa quanto può essere una rottura di balle sta cosa. Boss più avanti, grazie. Entriamo. Oh. Ciao. Che schifo. Ah, combatte così?
Oh, va bene. Ha spento le luci tantissimo. Ah, ha spento le... Oddio, aspetta, datti una calmata. Abbiamo acceso le luci della boss fight. Va bene. Prendetela troppo con Lucatil, però anche io ci sono. La sta spaccando in due. Lucatil, non morire. Cos'è? Bell'attacco. Ok. Accolta anima speciale. Anima peccatrice perduta. Lei è un'anima. È una delle anime speciali per arrivare a Re. Ok, prima anima speciale. Bello. Bello scontro. Da solo non sarebbe stato comunque sia difficile. Aveva un paio di attacchi e bon. Forse sarebbe stato più difficile al buio, sapete. Abbiamo acceso comunque sia ste torce, perché abbiamo esplorato prima. Quindi probabilmente è questo. Falò primordiale acceso. Falò della... Un falò primordiale è stato ravvivato. Che significa? Primordiale in che... È uno dei primi falò... Falò di... Ma che... Che significa? Vabbè, accendiamo. Che sta succedendo? Che dia... Ah, siamo tornati a Majula, così. Volontà abbiamo già due robe, quindi portiamo su Fede. Sapete cosa? Portiamola a 20, Fede. Sì. Olè. Ah, qua giù non ve l'avevo fatto vedere. È comparsa la tipa dei miracoli. Qua. E mi ha parlato un attimino che se voglio posso far muovere il marchigegno se le pago 2000 anime. Visto che ce le abbiamo, che dite? Le esaudiamo il suo desiderio. Perché era purificante. Ecco, forza era. 6000, qua mi serve 22 per la lancia del fulmine che ho intenzione di prendermi, quindi io a 22 ci arriverò. Spostiamo il percorso, dai, sì, lì ci siamo già andati. Guardala! Bastardina la tizia, eh? Ah, non volevo andare troppo avanti, però già che c'eravamo ho detto entriamo qui. Chi sei? Ok. I don't know who you are, but the frailty of the weak disrupts. What? Leave me and I'm interested in one thing, dog. Leave me and I'm interessa una cosa, all'oscurità tu non possiedi il dono. Che significa? Leave me. Va bene. È uno boschetto del cacciatore. Ah. Ok, quindi è una zona nuova. Bello. Ok, ragazzi. Quindi possiamo esplorare un altro po' di zone. Io però credo che al prossimo episodio torneremo di nuovo al forte, come cavolo si chiama, la Bastiglia, dove eravamo sino adesso. Torneremo lì e vedremo un pochino chi sono quei gargoyle. Voglio esplorarmi la zona. Devo scoprire se li posso trovare, perché stavano girovagando lì in mezzo. Quindi cerchiamo di capire un pochino chi sono e di ammazzarli se sono da ammazzare. Ragazzi, alla prossima!